Matrici quantiche. Quantiche perché non si basano sulla fisica classica, perché entriamo in un discorso di riconfigurazione onda-particella. Cosa ci importa veramente? Che noi abbiamo un ruolo determinante nel manifestare la realtà, nel creare le nostre situazioni, condizioni, stati emotivi. Quello che cerchiamo, credo tutti, è un modo per cambiare o interagire con la nostra vita in maniera più serena, più integra, più coerente con i nostri obiettivi, con il nostro modo di essere. Oltre al fatto che tutti cerchiamo di capire chi siamo, ma questo per me è un po' un falso problema, perché noi siamo tutto, questo è il punto, e non potremo mai definire un'unica fetta di realtà. Possiamo però scegliere dove mettere l'attenzione. Quindi se oggi voglio essere una cameriera, la mia consapevolezza, la mia coscienza può sintonizzarsi sulle migliori caratteristiche di una cameriera e io impersonifico quel soggetto, ma non sono io, non sono quello che faccio, non sono nemmeno quello che sento in quel momento o come mi definisco in un certo momento. Sono tutto, tutto quello che è possibile nel punto in cui mi trovo, nel tempo e nello spazio. Questo essere tutto è qualcosa di cui non abbiamo piena consapevolezza o coscienza, perché abbiamo l'illusione di definirci secondo qualche parametro. Spesso sono familiari prima, poi sociali, poi quelli che scegliamo noi, tutte le nostre programmazioni. Ci lasciamo definire dall'esterno. A parte rendersi conto di tutte le versioni che noi possiamo essere, possiamo fare una cosa molto più semplice: capire che se la nostra energia è in coerenza, quindi è coerente con tutti i centri energetici che noi abbiamo, noi siamo in un momento tutto quello che ci serve essere, quindi diventa un sistema integro, completo, che non ha neanche bisogno di chiedersi chi sono, come dovrei essere, dove dovrei andare, cosa devo fare. Come funziona il sistema umano dal punto di vista energetico? Produce e scambia energia. Il nostro sistema, nel modello che useremo, è una bolla energetica che ha un suo centro, il chakra del cuore, e la bolla è un'emanazione energetica che si estende attorno al corpo fisico di qualche centimetro. È il nostro campo elettromagnetico, se vogliamo, misurato in termini scientifici. Questo campo elettromagnetico contiene tanti altri mini campi elettromagnetici, che sono quelli di ogni cellula, piuttosto che di ogni formazione di cellule, di ogni tessuto, di ogni organo. Tutto ciò che vive ed esiste vibra a diverse frequenze e quindi sviluppa, emana energia. Quindi il concetto di biosfera è un concetto di struttura di matrici quantiche. Noi siamo una copia dell'universo, per cui se l'universo si è espanso da un nulla in cui c'era soltanto energia potenziale ma ancora nessun movimento, nessuna particella, e da lì si è espanso in cerchi concentrici fino ad arrivare alla densità di materia che viviamo oggi, allo stesso modo la nostra biosfera ha un punto di origine, quindi un centro. Potremmo dire un centro energetico che è di fatto collegato, se vogliamo, è il portale verso quel nulla che ha generato tutto. Stessa cosa anche dentro di noi. Quindi questo centro della nostra biosfera, da lì accediamo al campo potenziale e da lì abbiamo anche l'energia che ci serve per riconfigurare ciò che viviamo. Abbiamo accesso al potenziale infinito, quello che genera tutto, e abbiamo accesso a un potere di riconfigurazione, quindi di trasformazione, ampio.